La ricerca indipendente è un motore fondamentale di sviluppo anche nel nostro paese. Di questo ovviamente ne ha conoscenza il Ministero della Salute, che programma, progetta e sviluppa diversi progetti proprio sulla ricerca no profit, collaborando con varie associazioni ed enti. Abbiamo approfondito l'argomento con il dottor Giovanni Leonardi a Roma in occasione di un convegno organizzato da Fadoi proprio sulla ricerca indipendente e no profit. È la quarta edizione di questo congresso. Allora, dottor Leonardi, partiamo proprio da uno degli ultimi progetti, che è un progetto, diciamo, AIFA, in cui il Ministero sta dando una spinta proprio allo sviluppo. Di cosa si tratta? Ma noi abbiamo un'ottica di squadra naturalmente, quindi per noi che una cosa la faccia AIFA, lo fa il Ministero, è la stessa cosa. L'obiettivo è quello di implementare la ricerca indipendente in Italia. A un certo punto ci si è resi conto che AIFA, per delle modifiche normative che ci sono state nel corso del tempo, non era più in condizioni in questa fase di andare avanti con la valutazione dei progetti del bando. Quindi abbiamo offerto come Ministero una collaborazione, abbiamo fatto una convenzione e lasciando naturalmente ad AIFA tutta la parte strategica, quindi pensare ai temi, pensare a decidere quanto stanziare e come stanziare, noi assicuriamo la fase a valle valutativa, per cui una volta fatto il bando d'AIFA noi ci occupiamo della valutazione secondo il sistema di peer review che già utilizziamo per la ricerca finalizzata del Ministero e quindi poi consegniamo ad AIFA i risultati e poi AIFA sui risultati prende decisioni finali. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti del Ministero, c'è un progetto che è anche citato in sala, che è questo Fast Track. Di cosa si occupa questo progetto? Qual è l'obiettivo? Ma anche qui un po' sentivamo in generale parlare delle difficoltà sulla sperimentazione clinica, le vedevamo ovviamente da osservatori e quindi ci siamo chiesti che cos'è che non andasse, quali sono le questioni che impediscono di attrarre investimenti, visto che abbiamo tra i migliori ricercatori al mondo, abbiamo delle aziende, istituti di ricerca che vogliono fare sperimentazioni, abbiamo delle imprese che vogliono investire, abbiamo organizzazioni no profit che vogliono investire, allora ci siamo chiesti che cos'è che non funzionasse. Abbiamo costituito un tavolo fatto con AIFA, ancora una volta, Istituto Superiore di Sanità, che sono i due organismi che si occupano della parte regolatoria. Con la direzione, insieme alla nostra direzione dei dispositivi medici che appunto si occupa delle sperimentazioni in quel campo, e questo tavolo, con questo gruppo diciamo, pubblico abbiamo incontrato Asso Biomedica e Farmindustria e dei rappresentanti regionali che si occupano sul campo delle sperimentazioni per capire quali erano le questioni che non andavano. E quindi abbiamo lavorato a un progetto chiamato appunto Fast Track perché vuole dare questa idea di avere un percorso di accelerazione sulle sperimentazioni in cui abbiamo un po' rimesso a sistema tutto il processo. Quindi dal momento in cui un principal investigator presenta, un ricercatore presenta il progetto ad AIFA e al comitato etico, a tutte le fasi, poi magari di un comitato satellite, alla fase finale della firma del contratto da parte del direttore generale, abbiamo rimesso in fila il processo e riallineato secondo quelli che sono i decreti ministeriali. Per cui non c'è, è un processo, un progetto che lavora a legislazione vigente, quindi al di là di quello che poi saranno le decisioni normative sull'ingresso del nuovo regolamento, no, sull'applicazione del nuovo regolamento europeo, ma intanto a legislazione vigente, come fare per mettere in linea tutti i processi e in questo, tra l'altro, in questo progetto è allegato anche un contratto tipo, discusso anche questo con Farmindustria, Asso Biomedica e le regioni, anzi un contratto per la parte farmaceutica e uno per la parte dispositivi, che può essere da riferimento per i direttori generali, per le aziende sanitarie, nel momento in cui devono firmare un contratto con le aziende farmaceutiche, da riferimento per diciamo, andare a fare un qualcosa che è stato già condiviso, già predigerito. Insomma, faciliterà molto effettivamente tutti i passaggi per effettuare una vera ricerca clinica. Sì, l'obiettivo è facilitare i passaggi, poi chiaramente sta agli operatori.
implementarlo e rispettare i tempi, ma ripeto, si tratta di rispettare quello che oggi dicono le normative, i decreti ministeriali, la normativa generale su questo tema. Tra l'altro, per concludere, faceva notare in sala come il decalogo esposto l'anno scorso nella terza edizione di questo congresso da Fadoi in realtà è in linea con quanto già voi state facendo come ministero, quindi la facilitazione dei comitati etici, la ricerca facilitata, insomma siamo tutti in linea tra ministeri, Istituto Superiore di Sanità e anche associazioni. Sì, assolutamente. Io ho molto apprezzato il documento Fadoi perché mi ci sono ritrovato e come dicevo in sala l'80% coincide. Il 20% che non coincide non è perché non siamo d'accordo, ma perché lì ci servono degli interventi normativi e quindi è un qualcos'altro. Per cui non è che il documento Fadoi si ritrova in noi o noi ci ritroviamo in quello, è che veramente abbiamo fatto un'analisi parallela, ma quando poi l'analisi si fa con l'onestà intellettuale si arriva alle stesse conclusioni.